forse tutti non lo sanno, compie gli anni anche quest'anno, personaggio grande lupo che risponde al nome Pupo, chitarrista e cantautore, all'Italia ha fatto onore col gelato al cioccolato, tutto il mondo ne è incantato, dalla Russia tutto il mondo, sempre un grande girotondo a cantare le sue canzoni che ci danno grandi emozioni e ci fanno sempre sognare, qualche volta anche sperare. Non diciamo quanti anni per non trarre voi in inganni, perché sempre un ragazzino con lo sguardo sbarazzino. Non ridete se lo dico, è per me un grande amico e gli auguri più sinceri vengono dagli amici veri. Evviva! Mamma, Pochetto è un poeta vero! Ci sono stati momenti di panico, sì, quando c'erano quelle rime con Oni, esatto, e quelle rime con Are, esatto, esatto. Io ho tremato, ma sì, meno male, grazie Augusto, ti voglio bene, grazie, signori, grazie Augusto, grazie Lauro, Tocci, grazie davvero, prego. Allora, adoro le sue canzoni, per me è uno dei più grandi cantautori e compositori di musica melodica, di musica pop, ma davvero era avanti già quando scriveva le canzoni che adesso sentirete. Don Bachi! Don Bachi, evviva! Grazie davvero di aver accettato il mio invito, sei un grande amico, ma soprattutto un grandissimo compositore, autore, cantante, professionista. Grazie. Enorme. Ti lascio il microfono. Non ho mai creduto nell'amore e a niente che facesse batter forte il cuore. Adesso che anch'io ho provato un poco di dolore, mi accorgo che la vita è poesia se c'è l'amore. La chiusura finale di tutto ciò che abbiamo visto inerentemente al 60° compleanno di Enzo Chinazzi in arte Pupo la voglio fare in forma strettamente privata, anche se ovviamente aperta alla visione di tutti, perché questo ragazzo, che ancora considero tale anche perché siamo coetanei, mi ha fatto vivere i 30 anni più belli della mia vita, mi ha portato in giro per il mondo, mi ha insegnato tante cose, tra le quali la tolleranza, cosa che era scarsissima in me quando l'ho conosciuto, ma soprattutto mi ha dato l'amicizia che poche persone danno. Anzi, vi dirò la verità, non so se sono riuscito a contraccambiare in maniera totale tutta l'amicizia che Enzo mi ha dato. E non lo dico per piaggeria, perché lui mi conosce e chi mi conosce sa, lui anzi mi chiama il talebano, dati i miei sistemi rivoluzionari di stare al mondo. Però ti hanno ringraziato tutti, i colleghi, cantanti, attori, registi. Un grazie te lo do anch'io, grazie veramente di cuore, amico Pupo.